Allora, 5 anni fa avevamo un dato che era quello del 68%, che è nato vicino a casa mia, nel senso è nato al Papete Beach di Milano Marittima, perché le elezioni regionali non furono un'elezione per l'Emilia Romagna, per la destra, ma furono la rivincita di Salvini dopo quella figuraccia fatta con la caduta del governo Conte 1. E quindi l'Emilia Romagna era l'unica occasione del leader per, diciamo, recuperare la sua forza. Occasione che, come tutti sanno, è andata a finire male. E è chiaro che verrebbe da dire che c'è una soglia al 50 che è il minimo indispensabile, però anche quella non è che sia un'affluenza particolarmente edificante. Però noi lavoriamo perché più persone possibile vadano a votare, e poi c'è un lavoro da fare anche il giorno dopo, nel senso non tutto si esaurisce il giorno delle elezioni.